questo video cerchiamo di affrontare il tema della cosiddetta resistenza caratteristica del calcestruzzo. In realtà la resistenza caratteristica riguarda anche altri materiali, come l'acciaio, i laterizi, eccetera. Ora noi ci soffermiamo sulla resistenza caratteristica del calcestruzzo, che è un parametro importantissimo, perché è in base a questo parametro che vengono effettuati poi i calcoli strutturali. Cioè si ipotizza di utilizzare un calcestruzzo di resistenza caratteristica, per esempio 25, dove 25 sta per 25 newton su millimetri quadrati, e tutti i calcoli strutturali si baseranno su questo parametro, quindi ha un'importanza fondamentale. E allora vediamo un po' di capire il significato di questa resistenza particolare, che è una resistenza media, ma non è evidentemente una media aritmetica. Possiamo immaginare allora di avere 100 provini che sottoponiamo a schiacciamento e avremo dei valori di rottura diversi. Per esempio avremo un provino che si rompe a 40,2 newton su millimetro quadrato, un provino che si rompe a 41, a 43 e così via. Un provino che si rompe a 61,7, a 63, un altro si rompe a 66, eccetera. Bene, tutti questi valori di rottura possiamo raggrupparli in classi. Per esempio qui inseriamo tutti i valori di rottura compresi fra 40 e 60 newton su millimetro quadrato. Qui abbiamo tutti i valori di rottura compresi fra 60 e 80 newton su millimetri quadrati e così via. Allora, se i provini sono 100 e se quelli che si rompono fra i 40 e 60 newton su millimetro quadrato sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beh, evidentemente questi 8 provini costituiscono l'8% dei 100 provini. Se i provini che si rompono fra i 60 e gli 80 newton su millimetro quadrato sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, questi provini costituiranno il 10% dell'insieme di tutti i provini e così via. Possiamo avere altre categorie, altre classi da 80 a 100 e così via. E allora si può costruire un diagramma particolare, detto istogramma. Sull'asse delle scisse andiamo a inserire i valori di rottura dei provini. Sull'asse delle ordinate le percentuali corrispondenti alle varie classi di provini che vengono sottoposti a rottura. Per esempio, i provini che si rompono fra i 40 e i 60 newton su millimetro quadro, abbiamo detto che costituiscono l'8% e allora avremo un valore corrispondente all'8%. I provini che si rompono fra i 60 e gli 80 newton su millimetro quadrato sono per esempio il 10% e allora avremo un valore corrispondente al 10%. Quindi noi abbiamo questa suddivisione sull'asse delle ascisse di varie classi di resistenza che abbiamo così segnato da 40 a 60, da 60 a 80, da 80 a 100 e così via, sempre newton su millimetri quadrati. E in ordinata abbiamo segnato appunto le varie percentuali corrispondenti alle varie classi di rottura. Abbiamo questo particolare diagramma, che è un diagramma molto utilizzato in statistica, che appunto si chiama istogramma. L'istogramma è in sostanza un grafico cartesiano che descrive la distribuzione in classi di una variabile quantitativa, nel nostro caso i valori di rottura del provino, caratterizzata da molti valori diversi tra loro. Notiamo che abbiamo un valore che prevale sugli altri, in genere questo valore è al centro del diagramma e corrisponde alla media aritmetica dei valori di rottura. E quindi possiamo dire che l'istogramma consente di capire intorno a quali valori si concentra la variabile e quanta variabilità c'è nei dati, perché noi possiamo avere un diagramma più aperto o più chiuso. Bene, se noi restringiamo progressivamente le classi di rottura, per esempio anziché da 40 a 60, da 40 a 50, da 50 a 60, oppure da 40 a 45, da 45 a 50 e così via, questi rettangolini si restringeranno e l'andamento del diagramma, che si presenta come un insieme di rettangoli adiacenti, si avvicinerà sempre più a una curva, che in effetti possiamo anche costruire unendo questi punti medi. Abbiamo più o meno una curva del genere.
Ecco, questa curva a campana è detta anche curva di Gauss ed è utilizzata per descrivere molti fenomeni naturali e non. Facciamo una piccola parentesi. Per esempio, questa curva può essere utilizzata per studiare l'altezza media, la variazione di altezza delle persone che abitano un certo territorio, per esempio la Lombardia. Vogliamo sapere come varia l'altezza, per esempio, dei maschi. E allora avremo dei valori che si concentrano su un valore medio dell'altezza, che potrebbe essere per esempio 1,75, 1,76, e poi man mano che ci allontaniamo da questo valore centrale avremo dei valori più bassi di questa altezza media e valori più alti, valori che assumono questa configurazione simmetrica secondo questa curva appunto di Gauss. Ho specificato la curva delle altezze dei maschi e non di tutta la popolazione, perché per le femmine avremo una curva che avrà un apice diverso. Bene, abbiamo detto che il valore massimo che riscontriamo in questa curva è proprio il valore medio aritmetico, che possiamo definire R con M, la media aritmetica. Ma questo ora come ci conduce al concetto di resistenza caratteristica, a questo ragionamento? Allora, la resistenza caratteristica del calcestruzzo è R'CK o BK, è uguale a la rottura media, il valore medio di rottura, meno un coefficiente K per S. S è il cosiddetto scarto quadratico medio e si calcola con questa formuletta. Bene, vedremo come si applica. Questo K invece è un coefficiente che si può assumere pari a 1,4. Il coefficiente K dipende in effetti dal numero dei provini. Se il numero dei provini è molto alto, assume il valore di 1,64. Ma per un numero più limitato di provini, quali per esempio quelli utilizzati per le prove di accettazione, di cui parleremo più avanti in un altro video, si assume il valore di 1,4. Bene, supponiamo allora di sottoporre a rottura un certo numero di provini, non molto altro, altrimenti le operazioni di calcolo saranno molto lunghe. Allora, sottoponiamo a rottura un primo provino e abbiamo un valore di rottura R con 1 che è di 80 newton su millimetri quadrati. Sottoponiamo a rottura un secondo provino e abbiamo un valore di rottura di 120, sempre newton su millimetri quadrati. Un terzo provino, rottura 75 newton su millimetri quadrati. Un quarto provino, 150, e così via. Bene, allora calcoliamo il valore medio aritmetico di questi valori di rottura. E allora si tratta di sommare tutti i valori e dividerli evidentemente per il numero di provini sottoposti a schiacciamento. E allora avremo 80 più 120 più 75 più 150 più 230 più 190 e così via. Abbiamo dunque questo valore medio per quanto riguarda la rottura dei provini. Bene, per applicare questa formula dobbiamo calcolare questa S, lo scarto quadratico medio. E allora, abbiamo una lunga radice quadrata e inseriamo i valori, le differenze tra il generico valore di rottura e il valore medio R con M. Allora cominciamo da 80
meno il valore medio che è 129,2 tutto al quadrato, più il secondo valore 120 meno il valore medio 129,2 al quadrato, più il terzo valore 75 meno il valore medio 129,2 al quadrato, e così via. Bene, il tutto fratto n meno 1. N che cos'è? È il numero di provini. Quindi 10 meno 1 fratto 9, dunque. Andiamo a svolgere questo calcolo e abbiamo radice Bene, abbiamo questo valore finale, 67,06 newton su millimetro quadrato. Allora, applichiamo dunque questa formula per il calcolo della resistenza caratteristica. Avremo che R'CK è uguale a, al valore medio R con M, che è 129,2 newton su millimetri quadrati, meno il coefficiente K 1,4, per S, che è 67,06, e abbiamo 32 newton su millimetro quadrato. Ecco, questo è il valore della resistenza caratteristica, che come vediamo è molto più basso della resistenza media. E questo naturalmente è ai fini di una maggiore sicurezza delle opere che andiamo a realizzare. Ma come interpretare questa resistenza caratteristica? E allora? Allora, tracciamo questo grafico. Sull'asse delle ascisse indichiamo i valori di rottura dei vari provini e sull'asse delle ordinate le percentuali di rottura delle varie classi in cui abbiamo suddiviso i provini, classi di resistenza. E abbiamo visto che otteniamo una curva a campana più o meno di questo tipo, la curva di Gauss, dove abbiamo un culmine al quale corrisponde la resistenza media aritmetica, che nel caso del nostro esercizio valeva 129,2 newton su millimetro quadrato. Bene, ma noi abbiamo detto che la R'CK, la resistenza caratteristica, è uguale alla resistenza media meno questo prodotto K per S, dove in effetti K è un coefficiente fisso ed S è lo scarto quadratico medio. Bene, questo prodotto è detto intervallo di sicurezza. E noi in effetti osserviamo che il valore della resistenza media è questo, è questa misura qui. K per S sarà un valore, più o meno siamo qui, quindi abbiamo questa misura corrispondente a K per S, e dunque sottraendo R con M, K per S, otteniamo il valore proprio R'CK, che individua un'area sottesa dalla curva piccola che rappresenta il 5% dell'area totale sottesa dalla curva. L'area totale sottesa dalla curva, quindi il 100% di quest'area, tutta l'area, rappresenta la totalità delle prove di schiacciamento effettuate sui nostri provini. E quindi R'CK, abbiamo detto, individua quest'area che vale il 5% di tutta l'area totale sottesa dalla curva. Ebbene, questo valore R'CK, che nel nostro esercizio valeva 35,32, sempre newton su millimetro quadrato, bene, di questa R'CK possiamo dare allora questa definizione. La resistenza caratteristica non è altro che quel valore medio in corrispondenza del quale, se sottoponiamo a schiacciamento una serie di provini,
solo il 5% di essi si rompe, ci si può attendere che si rompa al di sotto di questo valore, ovvero il che è lo stesso che il 95% dei provini si rompa al di sopra di questo valore. L'IR primo CK, che come vediamo è molto inferiore rispetto all'IR con M. Ma questo naturalmente ai fini di una maggiore sicurezza. Teniamo conto poi che nel calcolo, in sede di calcolo strutturale, questo valore della resistenza caratteristica viene ulteriormente ridotto dividendolo per un coefficiente di sicurezza. Un'altra osservazione. Il discorso che abbiamo fatto riguarda dei provini cubici di lato 15 cm. Di solito questa è la dimensione dei provini. Ecco, ma le prove di schiacciamento possono essere anche effettuate su provini cilindrici che hanno un diametro di 15 cm e un'altezza di 30 cm. Bene, le prove di schiacciamento per quanto riguarda i provini cilindrici danno luogo ad un valore della resistenza caratteristica che è inferiore del valore calcolato schiacciando i cubetti. In linea generale, se indichiamo con F' CK la resistenza caratteristica cilindrica, abbiamo che F' CK è uguale a 0,85 per R' CK, cioè in pratica la resistenza caratteristica dei provini cilindrici è l'85% della resistenza caratteristica cubica. Osserviamo poi che la resistenza caratteristica consente di dividere i calcestruzzi in base ad essa in una serie di classi di resistenza. Di questo abbiamo già parlato in un video, ma ci torneremo anche nei prossimi video. Per ora ci fermiamo qui. Buon lavoro!